E bentornati amici e amici, si stava meglio quando si stava meglio, stagione 3, puntata 16 da Dennis e da Stefano. Oh, che bello che siamo nella stessa stanza. È un po' che non succedeva. Un po' tanto, sì. Ma d'altronde da quando stai a Vancouver è un po' difficile Vancouver, sì, tipico. E salutiamo Gabriele degli Infection Code. Ciao Gabriele. Ciao Stefano, ciao Dennis, grazie per avermi invitato a questo bellissimo podcast, che il nome è una figata, perché è veramente, veramente bello. Sono molto contento e felice di partecipare. Veramente. Ok, grazie mille. Sembra che ti abbiamo dato dei soldi, adesso molla un attimo, perché se insisti... Abbiamo detto che poi il bonifico te lo devo fare io dopo. Giusto? Sì, esatto, sì. Allora. Vabbè, ma ancora il problema è che non abbiamo ancora un conto in comune, perché se poi cominci a gestire tu le finanze non vorrei mai che succedessero qualche disguido tra di noi. Sì, va a finire come Fedez e la Ferragni, sì. O Fedez, esatto. O quell'altro del podcast, vabbè, insomma. O come Zamboni e Ferretti, che poi ce l'avremo vedi che... qualche anno. Oppure Kerry King e Tom Araya, vabbè. Vedi, stai già anticipando più o meno i temi caldi della puntata. E noi chiediamo sempre comunque all'ospite quando arriva, anche se chiaramente se è un personaggio pubblico è abbastanza noto, ma di fare un minimo di presentazione: chi sei, da dove digiti, di cosa ti occupi, soprattutto in ambito metal, lo sappiamo, però se hai voglia di fare un minimo di excursus veloce, volentieri. Innanzitutto ti ringrazio per avermi considerato personaggio pubblico e personaggio abbastanza noto, che mi fa molto piacere, ma diciamo che sono una persona che ama il metal, ama la musica e ha cercato nel corso della propria esistenza di fare qualcosa di più oltre all'ascoltare, interessarsi e a pensare. È sempre stato un po' il mio punto portare al centro della mia vita la musica. Questo non vuol dire 9 dischi, sti gaccia, voglio dire. No, hai fatto 9 album. No, al di là del discorso della band degli Infection Code, che fanno parte della mia vita da 25 anni e mi auguro, spero che siano, non dico altrettanti, però che ci sia ancora qualche anno di buono, però è proprio, ho sempre avuto questa grandissima passione per la musica in generale, sia come fruitore, poi ho sempre desiderato stare su un palco, e quindi sarà anche per appagare il mio ego, non lo so, pur non riuscendo mai a imparare uno strumento, perché sono assolutamente un cane, anzi i cani non devono essere paragonati alla mia. E però ho sempre cercato in qualche modo di partecipare in modo attivo al discorso musicale. Non è solo ascoltare un disco, ma provare a fare qualcosina di più. E arrivando da un piccolissimo paese sperduto nelle colline dell'Alessandrino, dove appunto non c'era proprio nulla nei fine anni 80, o andavi in discoteca o ti drogavi, ma ti drogavi pesantemente con cose. E quindi diciamo che la musica mi ha aiutato tanto. E riuscire a essere considerato da qualcuno, passatemi il termine, personaggio pubblico, arrivando dal nulla, è una cosa che mi riempie veramente mi fa veramente tanto, tanto, tanto piacere. Vi ringrazio davvero per questa considerazione. Figurati, a due note. È la prima volta che abbiamo modo di parlarne anche qui nel podcast, visto che hai parlato dello stare sul palco, perché noi ci toccherà. Si può bere comunque, no? Sì, come no? Sì, certo, sì. Vedi, come vedi, siamo tutti carrozzati. A parte parlare della Juve, possiamo fare tutto. Ok, io della Juve, guardo, preferirei non parlare, cioè, perché hai tirato fuori il discorso. Sì.
Ok, no, volevo dire che appunto anche noi a maggio, cos'è? Adesso non mi ricordo il giorno. Il 18 maggio, bravo. Bravo, sabato 18 maggio anche noi per la prima volta andremo sul palco e ci stiamo leggermente cacando sotto. Ad un'anza quella, giusto? Bravo, sì. Bravo, e faremo per la prima volta anche questo podcast, cercheremo di portarlo dal vivo in qualche maniera, visto che ci hanno chiesto di farlo. E qualche consiglio su come stare su un palco senza farsela addosso? No, devo darvelo io, però essere se stessi, essere se stessi. Okay, ci proveremo. Sì, perfetto. E una domanda, tu hai detto appunto appassionato di musica comunque da sempre, hai iniziato col metal prestissimo o hai avuto un percorso magari un pelino più tortuoso come... Ma ho avuto un percorso molto disordinato negli ascolti. Io non sono partito col metal, sono partito con una band prog nel lontanissimo 1986. Galeotta fu una cassetta registrata che mi portò mio cugino, che era un pochettino più grande di me, e furono i Merillion. Script for a Jester Tear, il primo album dei Merillion, che era uno bevuto, insomma, tra l'altro, sì. Esatto. E avevo 11 anni e ero assolutamente... Io non ascoltavo nulla, assolutamente nulla. E avevo questo stereo che mi era stato regalato alla comunione e mio cugino mi ha detto, ma iniziamo ad ascoltare qualcosa. Lui era appassionato di prog. E mi ha dato questa cassettina qui, una TDK, mi ricordo ancora. E da lì mi si è aperto un mondo, perché poi i Merillion per me sono stati, nell'era Fish, sono stati veramente la chiave di volta. Proprio io, quando ho visto Fish, quando ho ascoltato Fish, poi la videocassetta di Live in Loreley, o la videocassetta delle... Le ho viste poi molto dopo, nell'89 e nel 90. Quando ho visto Fish sono rimasto veramente folgorato. E poi da lì ho iniziato pian pianino, sempre su consiglio di questo mio cugino un pochettino più grande, ad ascoltare tantissima roba prog e hard rock. E vigeva la regola da parte di mio cugino che tutto ciò che era, che usciva dopo il 79, era merda. Per lui questa era... E io quindi ero un ragazzino, ero un bambino, seguivo le sue direttive. Quindi tutto ciò che usciva dal 79-80 non dovevo ascoltarlo. Però questa cosa qua mi lasciava un po' basito, perché ascoltavo un sacco di prove, Genesis, Pink Floyd, Gentle Giant, tante cose italiane, la PFM. Però c'erano... A scuola, alle medie, c'era un mio compagno di classe che aveva Killers degli Iron Maiden. Che purtroppo è dell'81, tipo dell'82, esatto, una cosa del genere. Esatto, 81. E non potevi. E poi c'era The Ultimate Sin di Ozzy Osbourne, che era dell'86, e io facevo terza media. E lui mi diceva, ma no, non posso. Non posso, per un certo punto ho detto, ho fatto un attimo un piccolo ragionamento, ma qua c'è qualcosa che non va. Poi da lì, vabbè, ho rotto questo tabù, litigando anche con mio cugino, che per lui heavy metal si fermava ai Black Sabbath, si fermava ai primi 6 dischi dei Black Sabbath. Okay. E da lì poi ho iniziato con Iron Maiden... Comunque già arrivavo dai Rainbow, i Deep Purple, le Zeppelin, e da lì poi appunto robe sempre più estreme, gli Slayer, Sepultura con Rise, e siamo andati avanti. E non ho mai comunque abbandonato le mie, diciamo, radici, i Merillion li porto sempre nel cuore. Cioè. I primi 4 dischi dei Merillion per me sono... qualcosa di unico. Perfetto. Sarà anche per un discorso di... Ci mancherebbe. Sì, ma anche dall'affetto. Ma io quello che mi stringe un po' il cuore è con tuo cugino, però poi avete risolto, cioè i rapporti sono... Sì, tutto a posto. Lui ha abbandonato poi il discorso della musica, io ho continuato. No, tutto a posto. Vedi.
vedi che alla fine. Chissà perché, no, che devo ringraziare 79. Assolutamente. Devo ringraziare. Lui aveva questa fissa qua. Quindi... Ma avevo anche un professore a scuola, alle superiori, che anche lui era più o meno degli anni, era nato negli anni 60, 64, 65. E anche lui comunque aveva una grandissima cultura musicale, però lui si fermava a quegli anni lì. Per lui dopo gli anni 80 era tutto così di plastica, tutto così artefatto, e aveva una grandissima cultura musicale questo mio professore, soprattutto in ambito hard rock, blues, però non c'era verso a spiegargli che comunque se ascoltavi i Rainbow di Rising, che è del 70, se non ricordo male, 78-77, e poi ascoltavi Difficult to Cure dei Rainbow, dove il chitarrista e compositore era la stessa persona, c'era un'evoluzione di qualche anno, e no, non era assolutamente. Rising era ok, Difficult to Cure no. Sì, poi nel metal c'è la stessa cosa, però traslata 10 anni dopo. Esatto. Tutto quello che dopo l'88 non si può più ascoltare. Vabbè, insomma. Boh, adesso però io ti chiedo, tu adesso sei, probabilmente hai la mia età o qualche anno in più, sono il 78, secondo me meno del 72-73 non puoi essere, quindi siamo lì. 75. E... Perfetto, allora io ti chiedo, cominci a sentirti come tuo cugino, almeno un pochino, adesso che ci sono queste cose tipo i Lorna Shore o queste ultime mode che magari ogni tanto dici ma cos'è sta roba qua? E ti fermi ai tuoi Pantera o continui? No, non mi sento così. Mi sento di poter dire che sono evoluzioni. Perché comunque anche i Lorna Shore nel deathcore più estremo... sta pescando tantissimo da situazioni comunque già ascoltate e adesso vengono un po' estremizzate, però non mi sento, io trovo che ci sia ancora qualcosa di nuovo tra virgolette, o comunque un pochettino più fresco da scoprire, e sono sempre alla ricerca di cose, di band nuove o comunque parlare di generi diventa molto difficile, perché penso che dopo gli anni 90 sia tutto un rimescolarsi, anche in modo originale, però è difficile appunto trovare un nuovo genere, un nuovo crossover, un qualcosa di innovativo. Ci sono band interessanti. Dai, sparaci tra quattro nomi? 3-4. Sì, sì, 3-4 nomi, io, sì, qualcosa che ti incuriosisce. Allora, sto guardando qua nelle mie ultime cose. Io adesso magari per voi è una cosa vecchia. Io per esempio sono stato colpito dai Revocation, che sì, che hanno già fatto 6 o 7 dischi nell'arco. Comunque parliamo di 6 o 7 dischi nell'arco di 10 anni. Loro sono usciti nel 2008-2009. Gli ultimi tre dischi secondo me sono bellissimi. Sì, è tutta roba già comunque, non dico ascoltata o comunque, però o rivisitata. C'è moltissima originalità. Un'altra band che mi ha colpito, adesso tirarne fuori quattro forse diventa anche abbastanza... No, vabbè, fin dove vuoi. Sulfur Aeon, un'altra band, quelli tedeschi, che ripercorrono tutto il loro pantheon di Lovercraftiano. Quella è un'altra band interessante. Ma in Italia adesso è uscito l'ultimo disco di una band di Torino, Il Ponte del Diavolo. Sì. Che mi chiamo, certo. Black Metal. Post-punk, dark wave, ok, il discorso dei due bassi, ok, non c'è nulla di nuovo, però lo fanno in modo molto originale, la voce femminile che comunque è abbastanza declamatoria, è una cosa interessante.
cioè solo tu, non ci sarà mai più, non si potrà mai, sarà difficile scoprire un genere nuovo, però ci sono tantissime ancora, secondo me, sfaccettature da scoprire nel metal inteso Nel senso più ampio. più ampio. Adesso ho detto i primi tre nomi, ma ah, un'altra band che mi è piaciuta molto, che vabbè, farà un sacco di cose già risentite, ma lo fanno in modo veramente figo, e sono in due, non riesco a capire come facciano a suonare in due, sono i Crowlands, che sono canadesi, sembrano i Rush, ma sono Ok. talmente i Rush, sono talmente uguali ai Rush, che non sembrano neanche più i Rush. Ve li consiglio, l'ultimo disco si intitola Fearless, questo qua. È Ok, veramente ok. pazzesco questo disco. E qua, questo è prog, sono i Rush, sono gli U, però è fatto veramente, veramente in un modo figo. Ha un'altra band che fa un sacco di cose, cioè già risentite, ma le fa in modo molto originale, sono i Fugici. I Sì. Fugici io li trovo semplici, ma sono efficaci, sono originali. Quante volte abbiamo ascoltato tante sonorità simili ai Fulci, però non ci sono, Sì, poi almeno non... hanno anche un discorso visivo che gli dà, come dire, Esatto, comunque una anche marcia in quello più. conta. Cioè, sì. Esatto, esatto, Certo, esatto. certo. Vabbè, Gabriele, allora però a sto punto, cioè, me la stai un po' tirando fuori. Sei uno che va avanti, che cerca sempre nuove sonorità, nuove commistioni. Però posso dirti una cosa. Gli ultimi Infection Code sono decisamente retro. Le robe più strane, più all'avanguardia, le avete fatte un po' di anni fa. Cioè, se io penso all'EP, l'avanguardia industriale 2015, ascolto Sulfur, sembra quasi Sono che... due gruppi Cioè, diversi. io mi aspettavo, onestamente, quando tu, prima della puntata, mi aspettavo che tu a un certo punto impostassi sul discorso che, insomma, il buon vecchio Thrash Death di una volta, alla fine siamo tutti affezionati lì. Invece stai parlando di tutti i generi più diversi del mondo. Poi gli Infection Code che sono tornati ultimamente sono molto classici, sono molto più inquadrati. Cioè, la vostra avanguardia l'avete fatta tempo fa. E infatti adesso è arrivato il momento di... Allora, è arrivato il momento di lasciar perdere l'avanguardia, ma sostanzialmente per questo motivo. Perché quando arrivi a un certo punto chiamiamola storia, non voglio chiamarla carriera, perché è un termine che non si addice all'Infection Code. Beh, insomma, se Fedez può Arrivi, parlare di no, carriera, vabbè. puoi parlarne tranquillamente tu, insomma, voglio Ho capito, però dire. ma usi Fedez come Ma esempio, questo no, dai, vabbè. basta. No, per dire che quando vuoi fare avanguardia, vuoi fare sperimentazione, arrivi a un certo punto. Arrivi a un certo punto, il nostro certo punto, il punto di non ritorno, è stato il 2018, è stato dissenso. Diciamo che all'interno della band, sono nate due correnti. Corrente che voleva ancora di più estremizzare il discorso sperimentazione e avanguardia, e una corrente che voleva un attimo tirare una riga e non dico fermarsi, ma cercare di fare le cose per le proprie capacità, nel senso, Sì. per fare avanguardia, per fare sperimentazione, bisogna essere molto bravi. Non si improvvisa. Io penso che gli Swans, i Neurosis, gli Struzzenden e Bauten, per citare gruppi molto estremi, non improvvisano, studiano, si preparano, hanno delle basi tecniche molto profonde a livello anche tecnico. Noi siamo arrivati a un punto dove queste basi sono venute a mancare. Perché è un conto improvvisare, un conto cercare di sperimentare, poi per poi cadere, ci vuole pochissimo a cadere nel ridicolo, a cadere nel voler lanciare un messaggio e non essere capiti, ma capiti poi vuol dire veramente,
quindi boh, abbiamo detto, ragazzi, cosa facciamo dopo Dissenso? Secondo me dopo questo disco non... o la band si scioglie o va avanti in un altro modo. Abbiamo deciso poi appunto da queste due correnti, quella più avanguardistica, quella più sperimentale, deciso di proseguire per proprio conto. Questo era Enrico, il bassista, che ha poi proseguito con Petrolio, perché lui voleva proprio estremizzare in un ambito molto elettronico, e io e Ricky abbiamo deciso un attimo di tornare indietro, di tornare alle nostre radici, alle radici con cui praticamente siamo nati col primo EP, cercare di portare. Poi vabbè, ci sono state tante vicissitudini dal 2018 al 2023 che non vi sto a raccontare perché vi posso sicuramente annoiare, e che hanno poi portato però ad avere un sound tipo Sulfur, tipo Alea Jacta Est, tipo Inri, perché in tre dischi abbiamo cambiato quattro chitarristi e tre bassisti in 4 anni, quindi ce la voglio dire. Quindi sì, non è anche semplice, immagino, Quindi per gestire. dire, ci siamo fermati anche perché per sperimentare, per essere sempre freschi, per lanciare un messaggio sempre comunque accattivante che non cada nel ridicolo, devi essere bravo, devi avere, e noi non lo eravamo. Noi siamo arrivati a un punto che È strano poi. sentirsi dire da qualcuno noi non l'eravamo, perché comunque è un senso di autocoscienza che in Italia, ma spesso le band non hanno. Adesso tu, cioè, forse sei troppo severo, ti senti troppo severo verso gli Infection No, Code di una volta? No, perché hai mi preso anche una sento strada realista. No, diversa. mi sento, reali no, mi sento realista. Noi non, ma poi c'è anche un'altra cosa da dire. Non eravamo preparati per fare cose ancora più estreme e non ci divertivamo più. Cioè, gli Infection Code Bellissimo. sono una band di amici che sono diventati amici grazie alla musica. Ricky, il batterista e fondatore dell'Infection Code, è il mio più grande amico. Ci siamo conosciuti però in sala prove 25 anni fa. E penso che se non ci fosse stata il discorso della musica, il discorso dell'Infection Code, magari non eravamo neanche amici o comunque così uniti, perché poi si vengono anche, ben sapete, comunque a veicolare tantissime situazioni anche extra musicali. Quindi non ci divertivamo più, abbiamo detto andiamo avanti a fare le cose vecchie, vogliamo fare un po' di cose vecchie, ritornare col vecchio sound, a fare le cose che riusciamo a fare meglio. Poi gli ascolti sono un'altra cosa, gli ascolti sì che ti influiscono nel comporre le canzoni, avere un certo approccio compositivo, però io ascolto il biglietto per l'inferno, ma non mi sognerei mai di cantare come cantava lui, o ascolto i Merillion, ma magari cantassi come Fish o come Peter Gabriel. Tutto qua. Sì, io voglio puntualizzare su una cosa. Tu hai detto una roba meravigliosa, forse non te ne sei reso conto, ma tu hai detto una roba meravigliosa, perché noi siamo sempre molto diplomatici in questo podcast, però facciamo anche capire come la pensiamo. Io credo che io sono attivo nella scena, sono stato attivo nella scena per, dunque, se ascolto metà da 30 anni, almeno 15 li ho fatti da attivo, ho fatto decine, dozzine di interviste, recensioni, ho parlato con mille Benzo musicisti. World. Esattamente. Beh, io posso dirti che uno che ha detto una roba come hai detto tu l'avevo sentito un'altra volta e di sicuro non era italiano. Tutti i gruppi italiani, però il mercato non era mica pronto, eh. Lo so, però se non nascevamo a San Giuliano Canavese, vedi, saremmo direttamente. Cioè, io posso dire che tu hai il mio rispetto. Ci sono dischi tuoi che mi piacciono di meno o di più, però, cioè, cazzo, complimenti. Basta, mi fermo qua. Grazie, Cioè, grazie. è sempre il mercato, è sempre l'etichetta che ci ha inculato, è sempre che sfiga. Tu hai No. fondamentalmente dato un'idea che la band è una famiglia, che ha delle relazioni tra i membri, che spesso le relazioni artistiche non sono le stesse delle relazioni umane. Tu hai fatto un quadro che a me è stato fatto da gente con due coglioni così come Biff dei Saxon.
quando io gli chiesi dei dischi brutti, lui aprì le braccia e mi disse, ragazzo, cioè, come la famiglia Jackson, ci sono dei periodi che mamma e papà non va mica d'accordo, e quello che viene, viene, lo devi accettare. Però per dire quelle robe lì ci vogliono le palle, eh. Cioè, adesso smettiamolo di farci pompini a vicenda, come direbbe Tarantino. Però... esatto. Ma non è quello, è il fatto di essere onesti e umili, cioè non umili, essere onesti, essere realisti, cioè perché si tratta di essere onesti, tutto lì, perché comunque, cioè, noi lo facciamo per divertimento, ci sminiamo un sacco di soldi, tempo, sacrifici, e come tutte le band underground italiane, non italiane e quant'altro, lo fai per divertimento. Se poi non ti diverti più, cioè, boh, chi è che te lo fa fare? Lo fai per divertimento. Ci deve essere, lo fai per divertimento in modo costruttivo, in modo professionale. Non a fare il cazzone in sala prova, fumarti la canna, strimpellare e poi quello che viene, viene. No, io l'ho sempre impostato in quel modo lì. Professionalità e rispetto e dedizione. Se non hai voglia, amici come prima. Se fai un genere che, con cui ci sei nato, ci sei cresciuto, ti sei confrontato, hai fatto un sacco di cose, hai sperimentato, hai fatto anche delle porcate, perché abbiamo fatto delle porcate, alcune porcate. Ma sì, ma è così! Ma io voglio vedere se tutte le band, cioè, che io ascolto, che abbiamo una certo. discografia infinita di ti dicono tutte le band, questo disco più, questo è un disco bellissimo, questo è bello, no, questo, ma ci saranno le porcate nella discografia degli Obituary, nella discografia dei Neurosis, nella discografia dei Cult of Luna, dei Metallica, dei, non lo so, cioè, gli Emperor, ci sarà? Magari per noi fan no, ma per il musicista che l'ha creato c'è qualcosa di brutto, per forza, anche perché comporre... O comunque... di poco significativo. Io mi ricordo bene una delle prime interviste che feci dal vivo, intervistai P.B. Wagner dei Rage, era appena uscito End of All Days, e io gli dissi, guarda, è bellissimo, è... E lui mi fa, sì sì, sono i pezzi che abbiamo avanzato da Black in Mind, l'abbiamo praticamente registrato insieme, questa è la seconda metà, carino, dai, ma ha fatto di meglio, io adoro quel disco, però... E lì ho cominciato a capire esattamente quello che stai dicendo tu. Sì, poi magari non è solo legato... Alle volte, ok, può non essere significativo, oppure legato al periodo, cioè anche al momento in cui hai vissuto la produzione, esatto. la genesi di un disco, che dici magari era un periodo negativo tra i membri della band o nella vita privata di una persona, e uno poi se ci ripensa dice sì, ok, abbiamo fatto un disco, però che periodaccio di merda che è stato per esatto, vari motivi. Esatto, perché comunque rispecchia un po' la tua vita, quello che stai vivendo, è mica sempre tutto rose e fiori. O è mica sempre tutto cioè, poi nell'ambito metal è mica tutto così nero. Magari ci sono dei momenti che sei tranquillo e componi un disco di merda. No? Sì, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Bene, Stefano? Ok. A proposito, adesso è il momento anche di variare un po'. Volevamo anche parlare con te di attualità e sapere anche un attimino come la pensi sui fatti che stanno accadendo. Perché ultimamente... ne stanno accadendo di cose, ne direi di sì. Abbiamo modo di parlare sui nostri canali social un po' di quello che... Tu come la vedi questa cosa degli Slayer, così dritto? Come da fan degli Slayer, suppongo, come più o meno siamo tutti noi, perché sì, siamo certo, tutti figli certo, di Raining Blood. Questa modalità... Ma la vedo... No, sinceramente sono rimasto molto molto colpito dall'uscita delle due date che faranno. Io pensavo veramente che gli Slayer... fossero, come dire, che non scendessero a compromessi, e invece anche loro sono caduti e facendo, cioè, si sono costruiti un'immagine talmente sì, iconica, talmente pura, talmente bravo. Cadere in questa cosa qui è stata una cosa veramente svilente, e penso che sia una delle cose peggiori. Poi, per carità, diciamo che il vil denaro smuove le montagne, no? Si fanno le guerre per questo, quindi non vedo perché Tom Araya e Kerry King, anche se non si salutano più. Però, boh, non capisco se anche un discorso di strategia, di marketing, esce il disco nuovo di Kerry King dopo due giorni, cioè, non lo
Sì, lì con le tempistiche neanche l'ho capita, perché dici, cacchio, esce il singolo di Kerry King, giustamente si parla del singolo di Kerry King, di lui che porterà in giro questa cosa, perché anche lui sui show con la sua band che ha annunciato, eccetera, eccetera. Ha annunciato poi... la line-up, cioè... E poi dici, cacchio, così già distrai questa cosa, già di Kerry King, cioè, onestamente, chi è che adesso ci pensa con un minimo di interesse rispetto a vedere sul palco di nuovo Tamaraia? Le dichiarazioni, ecco, le dichiarazioni della moglie sono interessanti. Sì. Lei ha insistito molto. Sì, perché probabilmente ne vai con era stufa di vederlo in mutande sul divano tutto il giorno a riguardarsi il DVD, quello del live, e vai a lavorare, gli avrei detto, vai a lavorare. Sì, no, no, sinceramente sono molto, molto basito, molto confuso, e detto questo, sinceramente, in fondo, mente, nel senso non mi interessa, anche no. Stesso discorso di cioè un po' mi è caduto un mito, già Kerry King non mi era molto simpatico, tra i due io preferivo Hanneman e tutti gli altri Lombardo e tutti Arale. Tranne King, che comunque King simpatico non era, cioè assolutamente no, cioè, io se volete posso aggiungere. Sì. Allora, io dico, per l'ennesima volta, Gabriele, hai centrato il punto, perché loro si erano costruiti un'immagine, io aggiungerei anche, si sono costruiti un'immagine così coerente che gli abbiamo pure sopportato il disco, che a me non dispiaceva, però quando hanno fatto Diabolus in musica era evidente la paraculata che si andava verso produzioni più moderne, l'hanno scampata, perché tutto sommato non è esploso il mondo, c'è gente che per molto meno è stata crocifissa per dei tentativi di cambio di sound. Agli Slayer alla fine l'hanno passata in carrozza, se vogliamo essere sinceri. C'è a chi non piace, però non è che sia successo chissà cosa. E insomma, voglio dire, ne hanno passate tante perché sono fatte un'immagine. Boh, non lo so. E poi c'è da dire... È ancora più eclatante sta cosa, proprio per questo motivo che hai detto tu, Dennis, erano talmente coerenti, talmente inarrivabili, inattaccabili su nulla, che addirittura appunto la virata new metal di Diabolus in musica, o anche comunque adesso non ricordo, Divine Intervention, comunque loro... Nessuno ha mai criticato di Slayer, nessuno. O comunque pianino, a denti stretti. Esatto, mai. Se penso a cosa successe quando uscì Chaos AD, per dire, o Roots. Esatto. Oppure The Burning Red dei Machine Head, per cosa possano piacere. Okay. Il periodo New Metal, comunque. E quindi, sì, mi ha basito... un pochettino, ma mai penso quanto ti ha basito vedere, adesso che abbiamo proprio genere, ma siccome ne hai parlato su in questi giorni è proprio fresca la notizia, io sono anche andato a vedere la mostra a Reggio Emilia, tutto contento, non è metal, però i CCCP sono comunque un esempio di musica punk artistica di un livello insomma notevole. Io ho anche visto la mostra, che è stata bellissima, di Reggio Emilia, adesso l'hanno anche prolungata, chi ancora non l'ha vista lo consiglio, vedo dei uscire, tranne al nostro amico Nicolo Carli, che è un grandissimo odiatore dei CCP in tutte le loro forme, e soprattutto il fatto che abbiano fatto le date a Berlino, adesso hanno annunciato anche il tour italiano senza le date, ma prima o poi arriveranno, purtroppo, mi sa. E con questa cosa che è salito Scanzi sul palco e ha fatto un monologo e l'hanno fischiato a manetta, e Ferretti a fare il dito al pubblico. Lì vabbè, Ferretti poverino, sappiamo che non è, dici la tua Gabriele, perché non sappiamo più cosa. Allora, io posso dire la mia perché sono un grande fan dei CCCP e soprattutto dei CSI. E già anche perché, scusami, permettimi, le cose più avanguardistiche vostre qualcosina c'era, ma c'è stato il periodo appunto di la dittatura del rumore e dissenso, che io in quel periodo lì ero molto molto molto, anche di Fine ero molto dentro al discorso CSI e PGR anche qualche anno prima. Li ho visti parecchie volte dal vivo, io stravedevo per Giovanni Indo Ferretti, veramente, ma non per un discorso politico,
c'era anche quello. Ok, certo. Però lui era veramente un poeta, cioè mi arrivava tantissimo. Tant'è che abbiamo fatto la cover di Coupe Ah, Vampe. giusto. Vero. Ma al di là di quello, io poi la sua. C'è una motivazione molto profonda per questa sua, diciamo, virata, che per carità non giudico e non ci mancherebbe, questa sua virata destrorsa e ultracattolica. Ma non è tanto per quello che ha scelto, è per aver rinnegato tutto quello che ha fatto e che ha detto nel passato. È quello che a me ha dato fastidio. Perché poi ho anche i PGR, la band dopo i CSI con Canali e Gianni Maroccolo, cioè sono due dischi bellissimi. I testi lasciano un po' così. Bellissimi anche i testi, perché per quello che dice il discorso sull'aborto, sull'eugenetica, per carità, sono temi molto, molto delicati, però per come li espone, comunque rapiscono. E man mano negli anni diciamo che si è un po' es ha estremizzato questi pensieri. E questa cosa qui della reunion, sinceramente, la trovo veramente di una cosa bieca, veramente bieca. Poi ho visto qualche spezzone del live di Berlino, cioè mi dispiace dirlo, ma sono ridicoli. Sì, ah, Sono io ho visto ridicoli. solo l'episodio con Scanzi, che chiaramente è una roba che non è Quello non l'ho visto, verosimile, ma non... ho visto 10 secondi Un stamattina, l'ho pezzo. visto, sono Vabbè, ridicolo. sì. E quindi non mi era caduto, tra virgolette, il mito di Giovanni Lindo Ferretti, ultracattolico. Sono passato anche sopra la foto con la Meloni. E dice, insomma, giustamente, non è No, vabbè, ma poi per facile carità, io, da la Meloni è incassare. una gran donna. Non per quello che pensa, ma per quello come lo pensa, per quello che fa. E, no, perché c'è due palle grosse così. Poi quello che Ok. E su pensa e quello questo. che le sue idee sono abbastanza discutibili. Vabbè, non voglio scendere in politica. Comunque, Ferretti mi ha lasciato basito questa scelta veramente ridicola. E ma gli altri? Ridicola. E ma gli Ti altri? chiedo scusatevi, però quando lui ha detto che ha due palle così, a me è venuta in mente la faccia di Gianbruno, io non riesco a togliermela adesso. Poveraccio, abbiamo capito una roba improvvisamente. Dici che era quello forse il problema. Prego, tornate a dire cosa Torniamo c'è. alla normalità, che Gianbruno, insomma, Gianbruno però con questa riunione del TCP, secondo me ha un posto garantito, secondo me, sul palco, così a Scanzi, insomma, tutto un parquet di persone Poi notevoli. Scanzi è di un imbarazzante. Non, boh, non lo so, non riesco neanche a No, è quello reputarlo che mi cosa. domando io, è gli altri, cioè è gli altri, cioè è lì, uno dice, beh, è il Zamboni denaro che penso, serve. Zamboni penso, sì, certo, Zamboni penso che abbia da pagare qualche mutuo, perché non, un musicista, un artista come Zamboni, Così. Fatur e l'altra non ricordo neanche più come si chiama, oh mamma mia. Beh, comunque loro sì, magari hanno bisogno di, non lo so, è una cosa talmente fuori, è antitetica, cioè quasi paradossale. Dice che fa il giro e diventa arte, facendo il giro al contrario, diventa Non lo so, forse avanspettacolo. sono troppo, sono avantissimo, cioè già quando si conobbero a Berlino Zamboni e Ferretti. Sapevano già che sarebbe successa una cosa del genere, non lo so. Comunque, è abbastanza Allora, imbarazzante, ve la butto lì secondo e così cerchiamo di tirare le fila di tutto. Allora, ciò che accomuna fondamentalmente Tom Araya, Kerry King, Ferretti e compagnia, non è che potrebbe essere quella roba che in termini medici si chiama rincoglionimento senile. Cioè, vi faccio un vabbè. esempio preso dal cinema. Dustin Hoffman a un certo punto ha fatto Mr. Magorium attorno al 2010 e lì ho capito che era troppo vecchio e accettava tutto. Robert De Niro ha fatto Nonno Scatenato, Lo stagista inaspettato, ho detto qua è finita. Perché? Però poi De Niro invece. Perché a un certo punto, a una certa età, quando cominciano ad offrirti meno cose, o fai come Jack Nicholson che non fai più niente, o comunque cominci ad accettare cose un po' più basse, e c'è cioè la tua soglia dell'accettabilità
diventa più bassa perché non sei più al centro. Allora c'è chi si ritira e c'è chi non se la sente. Sì. Allora, questi magari è perché hanno sempre fatto sta roba qua tutta la vita, non sono capaci di fare altro. Sì, però cioè, effettivamente c'è una differenza, cioè gli attori comunque recitano in film di però altri. Semplicemente sono loro che la loro testa cambia e a volte le combinano e non se ne rendono conto se non sono ben consigliati. Non lo so, ditemi. Però non lo so. Allora, sul discorso Slayer, adesso è anche un'esagerazione, magari mettere sullo stesso piano di Slayer e CCP, per carità. Perché stiamo per gli Slayer comunque è poco che si sono che hanno mollato, che si sono ritirati 4-5 anni. 5. Ma i CCCP non avevano tutta questa intensità mediatica o comunque essere sul palco, concerti, fare dischi, era una cosa Ferretti era tantissimi anni che stava con i suoi cavalli sull'Appennino e non rompeva più i coglioni a nessuno, nel senso però il successo della mostra, secondo me, di Reggio Emilia, quello che hanno investito, il ritorno di pubblico, di affetto che c'è stato, probabilmente al di là dei promoter che subito ci hanno visto l'occasione per fare il grandi botto, però quello ha aiutato. Può anche essere veramente fedeli alla lira, cioè. Che non c'è più, pace all'anima sua. Non c'è più, però comunque tornando alla guerra fredda degli anni '80 è tutto. Magari noi stesso siamo qua a parlare, a fare ragionamenti, e poi è tutto per un discorso di soldi, purtroppo. E infatti è per quello che la vedo una cosa molto molto bieca, molto imbarazzante, cioè. Poi adesso io parlo, magari domani viene uno, mi dice ti offro un car blast 100.000 euro, suonate in basta che mi fai il disco d'avanguardia, Gabriele, dai, caccami il disco d'avanguardia che ti pago. Il prossimo sarà ancora più ignorante. Ok, disco di cover dei Sodom. No, più ignorante nel senso molto più diretto. E, seconda cosa, sempre riguardo a questi mostri sacri che comunque tornano in qualche modo. Fatalità è una roba che ha già detto Scanzi e la dice spesso riguardo i David Gilmour. E la dicono spesso anche i miei contatti su Facebook, e quando lo fanno mi incazzo come una bestia a non seguire più. Oh. E dicono, riguardo, l'ho sentito dire riguardo a Ozzy, riguardo a Richie Blackmore, dopo quello che ha fatto può fare quello che vuole, non mi interessa. Cioè anche se si mettesse in mutande va ben così. E Scanzi l'ha detto di Gilmour mille volte. Ma che cosa gli vuoi dire a Gilmour? Ah, scusa, Roger Waters, scusate, che lui c'ha il fila fissa di Roger Waters. Lui dice, no, basta, è indiscutibile. Anche se si andasse a Paperissima andrebbe bene, sono parole più o meno sue, perché ha dato. E infatti adesso che si sono riuniti gli Slayer, io ho dei miei contatti che dicono proprio sta roba qua su Facebook, lasciateli stare, va ben così. Sì, però a altri come ai Sepultura, merda fino a ieri, perché non sono quelli veri e chissà dovrebbe smettere. Cioè, allora dove sta il discrimine? Ma la discriminante penso che non è che chi ha fatto grandi dischi o un grande regista, un grande scrittore, gli sia concesso tutto. Assolutamente no. Uno può comunque, poi si tratta di comunicare, no? Comunichi, fai un disco, voglio comunicare una certa situazione emotiva, scrivi un libro, è comunicare. Puoi comunicare in qualsiasi modo. Però se hai una certa, diciamo, coerenza artistica, bene o male, tu devi seguire quella, cioè secondo il mio modestissimo parere, coerenza artistica. Se sei di Slayer e se ti sei costruito, come diciamo, come abbiamo detto prima, una certa immagine, non è che devi seguirla, però non devi neanche fare... tra virgolette uscire da fare lo sborone, no? Cioè, l'uscita che hanno fatto gli Slayer, questa di annunciare le due date, non è che l'hanno organizzata ieri o l'altro ieri. Penso vabbè, li hanno confermati un anno fa, quei festival lì confermano. Esatto. Ecco. E la band di Kerry King non l'hanno fondata
scorsa settimana e hanno fatto un demo in 3 giorni. C'è un lavoro dietro di mesi, se non di anni. Quindi è un po' prendere per il culo chi ti segue. Stesso discorso di CCCP o David o Roger Waters, cioè prendi in giro i tuoi fan, secondo me. Quindi non gli è concesso scorreggiare su un palco perché hai scritto Comfortably Numb. No. Tu hai una credibilità, hai un devi portare un certo rispetto verso chi ti ha portato sopra un palco davanti a 100.000 persone. È il fan, chi ti compra i dischi, chi ti compra i biglietti per il concerto, chi ti segue sui social, chi ti mette mi piace sul video. Devi avere una certa credibilità. Quando si parla di veramente personaggi pubblici, quelli sono personaggi pubblici che hanno una responsabilità. Quindi quello che dice, che dicono, no, però sono gli Slayer, ah, beh, se possono anche fare, cioè, scorreggiare dentro un nastro, va bene tutto, no? E prendere per il culo il fan che fino a 2 10 giorni prima ti aveva acquistato tutta la discografia. Io la penso così. Cioè, secondo me, no, ma vabbè, chiaramente siamo d'accordo. Al ragionamento contrario, Banalità magari questa, non lo so, però. ma no, ma no, anzi, non siamo forse in tantissimi. E di contro, penso che comunque, allora, il ricordo, quelli che molti hanno il paura, cioè, o molti esternano, è che se mi fai, se dopo mi invecchi male, diventi cretino e fai dischi di merda, mi rovini il ricordo di Raining Blood, mi rovini il ricordo, quello non credo. Quello ci vuole ben altro, così come Gilmour, così come anche CCP, ce ne vuole prima che tu prenda la roba, i classici, e li butti nel cesso per quel motivo. Non Però è penso che chiaro sia che sì, quello. come dicevi tu, Gabriele, un minimo di responsabilità, un minimo di capacità di riuscire a gestirti anche con l'avanzare dell'età, anche con l'avanzare dei bisogni fisiologici, economici di uno di cui avrai bisogno, un minimo di rispetto per quello che è la tua narrativa, soprattutto perché di quello stiamo Bravo, parlando. Perché alla bravo, bravo. fine, cioè se gli Slayer non si scioglievano e facevano il disco New Metal, a me problemi non ce n'erano. Probabilmente qualcuno diceva, forse hanno cagato fuori dal vaso sto giro per davvero. Cioè, se avessero preso vie completamente diverse. Finché si rimane in una disamina artistica di gusti, non gusti, new metal, trash metal, va Cambia bene. poco, esatto, Ma sì. se gli Slayer non si fossero, non avessero, ma poi il modo, per esempio, in cui si sono sciolti, in cui hanno abbandonato in modo molto epico, cioè nel loro modo, loro hanno detto basta, non facciamo più nulla, siamo all'apice della nostra carriera, e ci fermiamo qui. Io quando ho visto quello sguardo di Tom Araya che salutava per l'ultima volta il pubblico a Milano, ma sto qua c'ha due palle, Madonna, già c'aveva due palle prima, adesso questo è un grande. Poi mi cadi su sta cosa. Le mogli, ragazzi, le mogli. Pensavo dicessi la Meloni, visto che lui ha No, appena detto due a me palle. ha due palle No, così come la no. Meloni. Fanno una band a Raya Sì, che poi ha fatto un paio di scivoloni su Trump, non allarghiamoci che non si sa mai che non succeda qualcosa. Vabbè, ma visto che sta capendo com'è l'andazzo, visto che intanto è tornato gli Slayer, poi giustamente quest'anno sono le elezioni e già a ruffianarsi il prossimo presidente non è una brutta idea. Vabbè, insomma, questo. Dopo, se volete una riflessione, qua non c'è bisogno di approfondire più di tanto. È un po' come è costruito il personaggio del metal. Il personaggio del metal, anche il personaggio deve essere il più possibile simile alla persona, all'uomo. Cioè, per esempio, io sto notando ultimamente, perché purtroppo mi tocca, perché lo leggi, uno come Kanye West può fare quello che gli pare, perché c'è un rapporto diverso tra quegli artisti lì e il loro pubblico, al punto che loro si fanno odiare volutamente, ma la gente li ascolta lo stesso. Hanno fatto una listening party a Milano che è andata tutta sold out, dove praticamente si è sentito il disco in... Ha messo il CD, sì. Ha messo il CD, ogni tanto saltava sul palco qualcuno e si muoveva un po', ma lui non ha mai cantato una nota. Hanno riempito un palazzetto di Milano e ai fan va bene quella roba lì, oppure Madonna che aveva i suoi periodi in cui usciva ma teneva la testa bassa o le mani davanti al volto e non guardava il pubblico perché non era karma giusto, perché c'aveva i cazzi suoi nel periodo buddista o quelle storie lì.
o Justin Bieber che sputa dal balcone perché dice ah vedrai che quelle ragazzine lì lo raccolgono. Cioè noi non possiamo far così nel metal. Cioè tu non raccoglieresti no, ma perché c'è, di Gary King? No, perché secondo me c'è una motivazione... ora faccio il... l'uomo delle caverne manowariano. Esatto. Secondo me c'è una motivazione molto più profonda e artistica. Perché comunque il metal, il rock da dove arriva? Arriva dal basso. Cioè, non è costruito, almeno l'origine del metal. Non è artefatto. No. Gli esempi che hai citato, io poi sono un po'... diciamo fuori da quell'ambito, mi sembrano artefatti costruiti e il fan di Kanye West non ascolta la musica, secondo me non gliene frega nulla della musica, ascolta, cioè lo fa per moda, lo fa perché lui è un personaggio pubblico, ma la musica secondo me è un contorno. In realtà adesso no, su Kanye mi permetto, ma no, non perché Madonna magari no, Madonna magari no, però sono personaggi costruiti in ambito metal e rock. Io magari adesso la ragiono un po' la vecchia, no, può essere, no, ma ci sta, no, c'è più tanta che altro ciccia, su no? E quindi arriva da i Judas Priest arrivavano dalle fabbriche di metallurgiche e poi andavano a provare in sala prove alla sera e componevano e da lì poi sono, cioè, per fare un esempio stupido ho parlato di Judas Priest perché comunque arrivavano dal basso, la working class, è così che il metal nasce da quello. Metà del DVD dei Sodom è le storie di Danger Reaper nelle miniere della Ruhr, finché alla fine non molla il lavoro perché non ce la faceva più a tenere tutte e due. Cioè. Arriva da lì il metal, quindi anche la band più sfigata del globo compone e il musicista, ora magari c'è qualcosa, il musicista è la stessa persona che va poi in fabbrica, in ufficio, almeno, e nel quotidiano, quello che vive nel quotidiano poi lo riversa magari nei testi, nella musica, come valvola di sfogo, è da lì che nasce. Il resto, secondo me, sono tutte cose un po' artefatte, un po' finte, un po' costruite, quindi non hanno tanta credibilità. Tornando al discorso degli Slayer, la credibilità che ti sei costruito nel corso di tantissimi anni di carriera, poi la sgretoli così in questi annunci, in queste cose un po' così. La vedo così, Dennis, poi per carità. Sì, 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 ma quello è giusto. Metti ecco su Kanye West, no, perché qualcuno nel mondo hip hop lo conosco di strafare, no, qualcosa, appunto, so, in realtà è più un fenomeno Giovanni Lindo Ferretti, cioè proprio uno che comunque dopo aver avuto il successo globale che ha avuto, si è comunque un pochino ricoglionito abbastanza, ma al di là dell'ultima cosa a Milano, del listening party che costa più di un concerto e che invece lui non fa niente, eccetera, che quelle sono cose, vabbè, insomma, che vanno un po' al di là del discorso, comunque sì, ecco, un personaggio un po' di questo tipo, che vabbè, insomma, adesso abbiamo parlato anche di Kanye West, mi sembra un po' eccessivo, in tutto questo. Beh, insomma, si è fatto fotografare con la maglietta di Burzum. Ah, giusto, è vero. Che non volevo dirlo perché magari ci bannano se diciamo quella... No, allora, l'algoritmo che sente che lo diciamo in radio di Spotify, no. Cioè, quando arriveremo lì, io smetto, Ok. A parte che l'ha messa lui, cioè non l'abbiamo messa noi. Tu l'hai comprata recente, esatto. Ma non, insomma, adesso. Vabbè, comunque tu ci avresti un disco nuovo, giusto? Sì. Oltre a Sulfur. Sulfur. Stiamo componendo il disco nuovo, sì. Ok, Sulfur è uscito ormai l'anno scorso? È uscito a novembre del 2023 per la Time to Kill Records. Beh, insomma, non mi pare che allora sia così vecchio. No, assolutamente. Stiamo facendo ancora promozione per Sulfur. Perfetto. E state già scrivendo... Ecco, un'altra roba che mi ha colpito è che ci sono i momenti in cui voi siete estremamente prolifici.
cioè fate, siete sembrati certi gruppi degli anni 80, 2018, 2019, 2022, 2023, quattro dischi col Covid in mezzo, c'è gente che ne ha fatto uno sì e no. Eh sì, è quattro dischi col Covid di mezzo e appunto tre chitarristi cambiati e due bassisti in mezzo a tutto sto casino. E adesso 2025, se poi la Time to Kill Records ci dà il benestare, dovrebbe uscire il nuovo disco per festeggiare i 25 anni della band. Diciamo le nozze di argento, no? 25 anni cos'è che sono? Nozze di argento? Argento. Sì. Beh, ok. E sì, siamo... Ma è... diciamo che abbiamo trovato una seconda giovinezza dal 2018. Io e Ricky, boh, abbiamo detto buttiamoci in questa nuova avventura che non è nuova, però ritornare un po' alle origini e fare delle cose che ci posso, che, in cui ci divertiamo. Poi possono piacere o meno, quello è un altro discorso, agli altri, per carità. Noi ci divertiamo, poi ci sono alcune cose che appunto ci piacciono di più, alcune che ci fanno anche un po' cagare, vabbè. Ma adesso appunto abbiamo quasi... Guarda, abbiamo trovato un chitarrista che ha una... che è Chris, e anche Andrea, che è il bassista che è entrato con noi da poco, che hanno un entusiasmo incredibile. E hanno tantissime idee. Sono più giovani di noi, quindi forse quello fa molto. E quindi questa cosa qua ci ha dato la carica e vabbè, anche il discorso di avere il nuovo contratto discografico con la Time to Kill ci ha dato un'ulteriore carica e abbiamo detto perché no, finché abbiamo voglia, finché abbiamo un po' di energia andiamo avanti. Poi quando appunto l'energia non ci sarà più, il divertimento non ci sarà più, chiudiamo i battenti. Siccome sei un interlocutore molto onesto e soprattutto molto realistico e realista su cos'è il tuo ruolo come musicista e compagnia, mi sento di chiederti questa roba qua, al netto che io stima di te, altrimenti non saresti qua e l'ho già detto. Grazie. Tu persisti testardamente, capabbiamente, con Infection Code da 25 anni. Noi in alcune vecchie puntate abbiamo buttato lì una riflessione che non sempre è stata raccolta dagli ospiti, che le band spesso hanno una data di scadenza massima e tu capisci che sei arrivato a una certa dimensione e dici ok, adesso basta. Per dire i Fulci, c'è gente che ha la tua età. Dome e compagnia hanno avuto mille altri gruppi prima. Ne hanno fatto uno nuovo e finalmente è andata. Un altro esempio è Cannon & Fiber, il tedesco che si veste da prima guerra mondiale. Non è il suo primo gruppo, ne ha già avuti un paio di black finché non ha trovato la formula. A volte c'è un momento in cui dici ok, questa è la mia dimensione, se voglio qualcosa di nuovo cambio o riparto. Tu hai mai pensato di fare questo? Cioè non dico che avresti dovuto, dico semplicemente, ti è mai venuto in testa di dire boh, con Infection Code ho quella dimensione lì, provo un'altra roba, provo un altro genere, provo un altro nome, provo un'altra formazione? Voglio essere onesto, no. Anche nei momenti più brutti, no. Non so neanche darti una motivazione, però ho sempre... Io penso che quando finirò, io e Ricky, finiremo quindi con Infection Code, probabilmente io personalmente finirò di partecipare in modo attivo, tra virgolette, alla scena. Continuerò a essere sempre un metallaro e un ascoltatore assiduo di musica, però probabilmente finirà la... ma neanche la magia, finirà... anche perché riniziare da capo e anche perché comunque è una dimensione talmente che sento mia, non so, è come... essendo un po' facendo un po' un ragionamento romantico idealista, sono me stesso negli Infection Code, io sono Gabriele, perché comunque 24 ore su 24 sono Gabriele dell'Infection Code, oltre a essere un marito, un papà e un magazziniere, no? Io sono il cantante dell'Infection Code,
Ma non lo dico in modo da presuntuoso, da tirarsela, perché è una cosa che mi sento dentro fino al midollo, cioè. Ok, no, Fa allora, questa parte della mia vita, no, questa è una cosa mi molto bella, sembrerebbe perché di se tradire te... Ma vai, scusa, una mia, finisci, mi finisci pure. sembrerebbe di tradire una mia parte della personalità, ecco. Ok, no, ma ascoltandoti sembra proprio di sentire una persona che comunque... cioè, gli Infection Code, ma non solo quello, tutto quello che fai sembra comunque molto legato a un concetto di famiglia, qualcosa di intimo, qualcosa di... che tu ti senti addosso rispetto a E questo magari scusami, qualcuno che voglio. usa una band e la musica per magari arrivare al punto 2. Te che arrivare magari dal punto 1 al punto 2 non ti interessa più di tanto, ti interessa stare lì. Sì, mi interessa, cioè questo penso che valga anche per Ricky. Anzi, non penso, sicuramente vale anche Ok. per Ricky tutto quello che ho detto. Sì, ma perché comunque è un modo di esprimere, cioè sono modi di esprimere la propria personalità, la propria. E l'ho trovato con questo tipo di musica, che comunque è abbastanza consono alle mie capacità, tra virgolette, artistiche. Ripeto, sono la persona meno artistica del pianeta e meno musicale del pianeta, però ho questa capacità di urlare, bene o male, riesco a gestirla e mi trovo in questa dimensione. Penso che questa dimensione finirà, non so, io non posso neanche dirti finisce fra un anno, finisce fra No, no, 10, ma finisce fra nessuno 15. vuole che tu ce lo dica, insomma, No, perché per dire, immagino uno che... dice facciamo ancora due dischi, poi facciamo ancora un disco, guarda, se riusciamo ad andare a avere un. Tipo si danno degli obiettivi. Il nostro obiettivo Cioè, è sì. andare avanti e vivere la band fino in fondo. È sicuramente logico che se dovessimo magari dovesse succedere qualcosa a me o a Ricky o anche vabbè, a Chris e Andrea, perché comunque adesso è una line-up molto coesa, sarebbe difficile poi magari forse andare avanti, questo sì, questo però provare altre strade a me non mi è mai interessato, anche nei momenti più bui, più brutti, più tipo periodo Covid, tipo quando non trovavamo un chitarrista in pianta stabile, che abbiamo veramente provati e cambiati tantissimi, sono sempre stato molto testardo. Bene, è un bel messaggio, quindi anche tenere duro, riuscire a, come dire, sentirci, cioè tu ti senti coinvolto in quello che fai in maniera al 100%, forse perché a differenza di, boh, non lo so, io percepisco anche un senso di stare bene con se stessi, che magari non sempre chi fa Sì. questo tipo di vita, perché poi comunque, ok, bello, lavoro, famiglia, e poi prendere la sera, portarsi l'ampli, eccetera, eccetera, andare Io al posto a anche. suonare, non è una roba per tutti. Quindi No, effettivamente adesso sta aiuta. diventando un po' più faticoso perché comunque Certo. cioè, ne hai più 20 anni, ne hai quasi il doppio del doppio, no, quasi il doppio del doppio. Beh, il doppio non lo so. E io anche ho avuto la fortuna di avere una famiglia che comunque mi appoggia, mi supporta e soprattutto mi sopporta perché comunque sono mia moglie e mio figlio mi danno comunque un buon sono i miei primi fan, tra virgolette, poi mi prendono in giro Ok. perché ma ci sta. Io ho anche questa fortuna di avere comunque una famiglia che mi dà una grossa mano, che mi lascia spazio, ecco. Perché comunque io sono così sempre. Anche quando non sono in sala prova su un palco o in studio di registrazione, io sono qua, cioè sono negli Infection Code sempre. Ok, questa domanda te la devo fare per forza, quindi, visto che hai citato appunto i componenti della tua famiglia, i gruppi preferiti di tua moglie e tuo figlio, giusto? Hai un figlio, giusto? Sì, Samuele, sì, uno. Sì, Ok, Samuele. gruppi preferiti al di là dell'Infection Code, cioè così per capire ti supportano Allora, fino a che punto, cioè...
la band preferita di mia moglie, diciamo che ce ne sono tante, i Moonspell, gli Skid Ah, Row, ok, quindi però. i Rammstein, La sei scelta comunque di sono... palato fino, insomma, non è che potevi, cioè, non ti sarà Sì, prendere appunto la vabbè, fan dei Kanye metal, West, ecco. siamo il metal ci ha fatto conoscere, diciamo, quindi voglio dire. Per forza. E vabbè, Metallica, litighiamo molto spesso tra Megadeth e Metallica, io e mia moglie comunque. Vediamo Namart, comunque ha abbastanza dei gusti abbastanza concentrati su anche My Dying Bride, i Paradise Lost, i Sentenced che gli piacevano molto. Ecco, vedi, potremmo E mio compromettere. figlio adesso, mio figlio Slipknot e Rammstein sono la sua più grande Giustamente, passione. giustamente all'orecchio un po' più giovane, per quanto ormai Slipknot e Rammstein sono gruppi che Sì, hanno molto più no, della sua età, no. L'anno sicuramente. scorso siamo andati a vedere gli Slipknot, era felicissimo, e quest'anno andremo a vedere Rammstein, e non sta nella pelle, quindi. Perfetto. 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 Vabbè. Chiudiamo con qualcosa di molto rapido. Allora, visto che abbiamo parlato di un certo tipo di modelli, di coerenza e roba del genere, così sulla punta delle dita, visto che adesso purtroppo Araya è caduto dalla torre, non possiamo farci niente, chi ti è rimasto nel cuore che più o meno ha detto delle robe, ha fatto delle robe, sta ancora dicendo e facendo le stesse robe, al di là della musica che abbiamo capito che non è importante, cioè come figura, chi è che... Pornoi, Mike Pornoi del Dream Theater, no? No, lui, anche lui mi sembra, no? Che guardate che Pornoi in sé la sua coerenza ce l'ha, perché lui voleva entrare in Dentiate tipo 2 giorni dopo che l'hanno cacciato, l'ha sempre detto, ha Sì, fatto era anni a meglio, dire era meglio. no, ma se volete, Ok, va bene, va bene. ma non è è molto difficile come domanda, ed è molto difficile scegliere I coerenti. dei coerenti, dei personaggi, Beh, ma secondo me bisognerebbe andare più nell'underground andiamo e più troviamo persone coerenti, secondo Forza. Sinceramente, una band coerente, e adesso poi domani mi cadono, però tipo i Napalm Death per me sono là sopra. E fino a Effettivamente sì. che... No, no, Sì, fino a che, beh. guarda. Fino a che non è successo quel grave fatto extramusicale che ha coinvolto un componente di una band, i Neurosis per me erano esempio di coerenza artistica e di condotta di vita. Poi vabbè, quello che è successo purtroppo. Però tipo gli altri 5 dei Neurosis rimangono sempre comunque là sopra. Cioè, poi c'è, però c'è anche la coerenza negativa, cioè tipo i Manowar, li consideriamo coerenti? Ni, Certo, no, sì. no, sono coerenti nella loro negatività e Nella nella loro, loro. anche loro, cioè nel senso, nel modo di essere anche un pelino ogni tanto, non proprio sul pezzo, però sono coerenti. Esatto, però. Anche lì qualcuno, gli è successo qualcosa a qualcuno lì Sì, dentro. esatto. Vabbè, insomma. Sì, lasciamo perdere. Lasciamo Lasciamo perdere. perdere. E un altro personaggio che comunque. Cioè, sinceramente faccio fatica. Adesso non è per esempio, un altro, ecco, lui potrebbe essere di una certa coerenza. Due sono Kisser e Paolo Junior. Sì. Sono rimasti coerenti. Nonostante tutta la merda che gli hanno buttato in questi anni, nonostante tutto ciò che gli è stato detto, nonostante, però comunque sono sempre rimasti fedeli a quel discorso musicale, anche etico, di attitudine, attitude, cioè, anche se l'aveva Ma scritta, infatti, ma se Kiss dovesse cambiare idea, casca ancora da più in alto, si fa ancora più male, perché lui ha no, detto no, per no, anni che no, non dopo avrebbe l'annuncio voluto. che hanno fatto, no, non devono farlo, No, cioè no, non devono, cioè, non veramente devono vanno a farlo. prenderlo a casa Kiss, perché No, no, no. ma neanche dopo 10 anni la reunion, cioè, probabilmente ci saranno Io mi delle ho richieste, sempre. ma non... No, spero di no. Mi auguro di no. Mi auguro di no. E poi, vabbè, poi sinceramente altri nomi faccio fatica a trovare.
Allora, io te ne dico due o tre che ho visto di recente e che fanno ancora le loro cose. Moonspell, Samael, vabbè, alla fine vabbè, sono gruppi che non hanno più tutta questa gente che li segue, però vanno avanti. Io ho visto i Samael davanti a 100 persone a fare passage di nuovo. Certo, grandissimi. Disco... Cioè, gliene frega niente, fanno le loro robe. Ma allora ti faccio un esempio, andando un pochettino nel piccolo, nell'underground, ma non perché è un mio amico, ma i Sadist di Trevor e Tommy, cioè loro continuano a fare le loro cose, hanno cambiato un sacco di componenti della line-up, e loro, è una band che comunque suona, si fa il culo, suona magari davanti appunto, perché sono underground, davanti a 100, 150, 200 persone, ma continuano a fare le loro cose con coerenza. Ma nell'underground ce ne sono tante situazioni così. Come underground più piccolo sicuramente di Moonspell, certo. Samael. Ma sì. Anche My Dying Bride, cioè comunque al di là del discorso, il disco che è proprio una quisquilia artistica di 70, quella percentuale, il titolo con la percentuale che sì. Adesso non ricordo. 34 è un disco, cosa, dovrebbe. 74, che reputo un disco della Madonna, perché è bellissimo. Però anche loro sono sempre stati coerenti con le loro cose, con il loro, diciamo, modo di intendere la musica, di vivere la musica. Sì, effettivamente è più facile per la classe media del metal, cioè tutti i gruppi che abbiamo citato, Summer, anche Paradise Lost stessi, cioè per quanto hanno cambiato direzione, eccetera, poi leggendo anche la loro biografia, esatto, noti un percorso, esatto. Noti una coerenza, noti anche una sofferenza nei momenti sbagliati che poi li hanno portati a redimersi e quindi, cioè a redimersi. C'è un percorso che ha senso. E quindi la famosa narrativa di cui parliamo, di esseri umani che hanno una loro narrativa perché sono personaggi pubblici e che quindi raccontano qualcosa che va al di là del loro nome e cognome, ma del nome della loro band, funzionano sui grandi, ecco, purtroppo un'altra band, gli Obituary, che mi viene in mente, che hanno comunque, come dici tu, portato avanti nel corso degli anni con dischi brutti, meno brutti, cioè belli, accettabili o capolavori, hanno portato avanti un certo discorso musicale e in parallelo di coerenza e artistica. Bene. Allora io direi che dai, chiudiamo per davvero con un vecchio cavallo di battaglia, visto che hai detto, ti ringrazio, hai detto che questo è uno dei nomi del podcast, già ti piace, si stava meglio quando si stava metal, che bellissimo, tutta farina di Dennis, l'idea del podcast è mia, però il titolo è suo, quindi più o meno siamo alla pari, e, a questa domanda. No, vi devo fare i complimenti, non voglio essere appunto come Mr. Vabbè, White, ogni tanto è bello sentirsi come Harvey Kettelein, però vi devo fare veramente i complimenti perché io ho fatto qualche intervista, qualche podcast per promuovere la band, però poi ho visto le vostre cose, le altre puntate, gli altri episodi, ma è proprio bello perché si parla tranquilli di anche altre cose che vanno al di là della promozione del disco, ed è questa l'atmosfera che a me piace, per mio gusto penso che debba essere un po' intavolata, piace anche a noi, cioè nel senso un discorso di cultura, di fare comunque cultura facendo quattro chiacchiere con persone che comunque hanno una certa credibilità e una certa peso comunque culturale, e noi incassiamo questi complimenti, giustamente, grazie Gabriele, però non ti puoi esimere da dirci se a questo punto, ma adesso non so la tua risposta perché appunto sei un personaggio eclettico e particolare, visto che qua ci stiamo leccando il culo a vicenda, si stava meglio quando si stava metal o comunque pure oggi alla fine? Ma penso che pure si stava meglio quando si stava metal, perché poi essendo boomer si cerca sempre di guardare il passato, no? Però anche oggi, dai, si sta metal. Si sta sempre metal, quindi non si stava, ma si sta ancora un po'. Si sta, penso che si stia bene. Si stia metal anche adesso. Perfetto, Gabriele. Grazie di cuore, ragazzi.
Ciao, grazie mille, ci salutiamo anche i nostri ascoltatori e ci vediamo presto. Grazie ancora, Gabriele. Ciao ciao. Grazie. Ciao.